100 novelle del Decameron sono inserite in una struttura narrativa più ampia, la cosiddetta cornice. La cornice è in sostanza una macrostoria, una storia più grande, ossia quella dei 10 giovani che decidono di trascorrere 14 giorni nel contado, via dalla città infestata dalla mortifera pestilenza, dedicando 10 di questi giorni al racconto di storie. La cornice o macrostoria contiene a sua volta le microstorie rappresentate dalle 100 novelle. Essa non è tuttavia un semplice contenitore, perché è strettamente legata alla struttura complessiva dell'opera e al suo significato generale. Sotto questo aspetto possiamo affermare che la funzione principale della cornice è duplice. La prima importante funzione è quella strutturante. La cornice funge infatti da collante o legame strutturale tra le diverse novelle. Tra una novella e l'altra, il narratore principale descrive le occupazioni quotidiane dei giovani, i loro interventi, le loro reazioni ai racconti degli altri. Tra una novella e l'altra c'è sempre un passaggio graduale che è mediato dalla cornice. Prima e dopo il racconto delle novelle abbiamo infatti due momenti chiave, l'introduzione e la conclusione. Nell'introduzione viene eletto il responsabile della giornata, colui o colei che organizzerà la giornata della lieta brigata e stabilirà il tema del racconto, passando il testimone ai diversi novellatori. Terminato il racconto delle novelle, abbiamo l'altro momento chiave, la conclusione. Qui si descrivono in genere gli altri svaghi a cui la brigata si dedica dopo la cena e prima di andare a riposare. Ognuno dei narratori canta a turno una ballata o una canzone da lui stesso composta. L'altra importante funzione della cornice è quella tematica. La cornice esprime un tema chiave del Decameron, poiché la vita dei 10 giovani che hanno deciso di abbandonare la città per sfuggire alla peste rappresenta un modello di società ideale. Quella delle 7 ragazze e dei 3 ragazzi è infatti una comunità fondata sui valori dell'ordine, dell'armonia, dell'equilibrio, del rispetto reciproco e del decoro. Proprio per questo la cornice conferisce ordine al caos della realtà. La vita dell'allegra brigata raccontata dal narratore principale nella cornice propone pertanto un nuovo modello di convivenza civile, alternativo al caos della realtà contemporanea in cui, a causa della peste, domina il sovvertimento dei valori e il disordine sociale, morale e politico.